Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio TV Production Web Channel da Damiano. Ciao. Vuoi fare la differenza? Ascolta Radio TV Production Web Channel, perché il futuro avanza con te. Questo programma vi è presentato da Radio TV Production Web Channel. Benvenuti su Radio TV Production Web Channel, in questo spazio musicale dove avrò il piacere di intervistare Damiano Ruggero, che ci parlerà del suo nuovo singolo dal titolo Vite Parallele. Ma sentiamo direttamente da Damiano qualcosa in più. Ciao Damiano e benvenuto su Radio TV Production. Come stai? Benissimo, in vostra compagnia non si può che stare bene. Wow. E grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accettato, soprattutto. Perché è un onore. No, non è sempre così scontato, sai, quindi giustamente. No. Insomma, è un piacere e anche un onore, quindi grazie. Che bello. Senti, Damiano, che rapporto hai con la musica e cosa rappresenta per te? Visto che hai fatto tante cose, ma poi ne parliamo. È un rapporto d'amore, è quello più duraturo che sto vivendo, ecco, però, perché ho iniziato da piccolissimo, adesso ho 32 anni, ho iniziato che avevo 4 anni, quindi è un rapporto d'amore che dura da tanto, ecco, più delle mie reali storie d'amore. E quindi è un rapporto bello, bello, ecco, perché mi accompagna in qualsiasi cosa, è la rappresentazione di ogni stato d'umore, per ogni situazione, è una compagna, ecco, una compagna di viaggio, è questo. Immagino, e soprattutto immagino il periodo che stiamo ancora vivendo, che sia stata un po' una musa ispiratrice, no? In questi 2 anni. Che ti abbia sollevato da tante cose, no? La musica. Decisamente, perché comunque sì, sono stati 2 anni impegnativi, sono 2 anni impegnativi sotto tanti aspetti e ovviamente anche in quell'ambito un po' ne ho risentito, solo che ho cercato sempre ovviamente di trovare il modo di poter fare qualcosa di positivo, anche se dire questa parola in questo periodo non è il massimo, in quella situazione, ecco. Certo, come tanti di voi davvero che sono stati un po' allo sbando, no? In questo periodo e tuttora. Questa situazione così un po' particolare, ecco. Infatti. E sperando che andando avanti si possa trovare la retta via. Davvero. Senza ritornare nuovamente nel tutto libero, quindi facciamo, diciamo, e poi ritornare nuovamente a doverci fermare, quindi trovare magari una via di mezzo, ecco. Guarda, ce lo auguriamo tutti davvero in questo senso. Senti, allora, parliamo un po' del tuo singolo, Vite Parallele. Posso sapere com'è stata la stesura del testo e soprattutto cos'è che vuoi far arrivare a chi lo ascolta? Allora, è un brano che parla di quei rapporti che spesso e volentieri nascono come soltanto divertimento, come sesso, senza impegno, ecco. Okay. Perché molto spesso c'è questa idea di ok, vediamoci, ma senza, tralasciando però quell'aspetto che inevitabilmente, essendo comunque umani, si finisce per legarsi. Solo che tra le due parti c'è sempre una predominante e l'altra che subisce, e quindi sì, ci si ritrova a vivere poi in maniera parallela, ma comunque si è legati da quel filo di passione che unisce le due persone. Quindi è un po' una storia appunto di vita normale, di vita reale, e parla proprio di questo, quindi della passione, di quel filo di seduzione che lega due individui, che li porta ad attrarsi nonostante decidano mentalmente di staccarsi.
di questa sorta di vita appunto parallela. Ecco, ognuno va per la propria strada, ma consapevole del fatto che non può resistere a ciò che affascina, un po' il fascino del proibito. Ecco, come diceva una canzone della Cruz, posso resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Bella Ecco. questa cosa, eh. Ma Sì. soprattutto l'idea che hai dato di questo, a questo titolo nel tuo menzionare, no? Queste vite parallele che fatalmente in qualche modo si legano, però individualmente poi dopo in qualche modo si distaccano, no? Assolutamente sì. E qui ho voluto rappresentare questa sorta di filo immaginario che lega queste due persone che comunque continuano poi a vivere la loro vita separatamente, ma consapevoli del fatto che ci sta questo filo che li unisce e che quindi ad una certa dovranno comunque fare nuovamente i conti Eh sì. con se stessi, con questo rapporto. Sai, io ho visto il videoclip di questo brano. Posso sapere com'è stato girarlo e hai qualche aneddoto così da raccontare a chi ci sta ascoltando? Allora, è stato bello, credo che tra i vari videoclip che ho fatto è stato quello più impegnativo, perché comunque erano molte scene, tutte girate di sera, e quella sera, perché non è una sera d'estate, era agosto o luglio, adesso non ricordo precisamente, tirava anche molto vento, quindi la scena, quella del fuoco, era una scena che dovevi girare lì, non potevi poi rifarla diverse volte, cioè, la prima buona, ecco, come si suol dire. E quindi farla con questo vento che tirava di corsa senza fermarsi un secondo perché non avevi la possibilità che quel fuoco si spegneva, è stato comunque simpatico, ecco, diciamolo così. Cose carine, sì, tipo in alcune scene con la macchina mentre guidavo, c'erano dei cani randagi che ci rincorrevano e quindi con il drone si vedevano questi animali che ti rincorrevano e quindi diciamo, abbiamo dovuto poi boicottare la scena perché ovviamente non potevi fare altro. No, è stato carino e poi soprattutto sono stato fortunato perché ho trovato due registi che mi hanno assecondato in tutte le idee che ho avuto. Ah, Una, vedi. la ragazza Josie Rosiello, la ballerina, che anche lei appunto sarà le ore fino a mezzanotte la sera per fare, per dire, non si è risparmiati nulla, ci ha messo veramente oltre la professionalità proprio la passione in questo progetto e quindi sono molto contento sia del risultato che proprio del lavoro svolto. Beh, insomma, allora diciamo che chi ci sta ascoltando, se vogliono andare a vedere questo videoclip di cui ci hai raccontato alcuni aneddoti, possono farlo, no? Visto che tanto è Certo, sì. fuori, così ascoltano direttamente anche la canzone. Ovviamente noi la Esatto. faremo sentire alla fine della nostra intervista perché stiamo promuovendo proprio questo e quindi ci sarà alla fine il tuo brano. Io quello che volevo dirti anche è che il titolo dell'album, Invincibile, diciamolo pure, mi ha coinvolto particolarmente perché è come se tu volessi dare una sorta di, non so neanche come descriverla, è come sentirsi davvero invincibili, soprattutto in un periodo così, no? È come se tu avessi voluto dare un qualcosa. Contro a tutto ciò che magari è di negativo, no? E farlo diventare positivamente rispetto a quello che sono le situazioni al di là di quello che stiamo vivendo ora, però in generale, no? Sì, diciamo che l'album è nato molto prima rispetto al periodo che stiamo vivendo. Ok. Il nome da dare è stato dettato dal primo brano che dà l'inizio a questo album, che è Invincibile, continuando da qui. Ah, Ho ok. pensato potesse essere il nome adatto.
perché ho pensato un po' a quello che caratterizza tutti noi, cioè il fatto che comunque delle volte ci ritroviamo a vivere delle situazioni dove crediamo di non farcela, che siano troppo, che non ce la facciamo, e poi in realtà le superiamo, e quindi è come un po' accorgersi che si è invincibili, perché alla fine anche quando c'è il buio totale esiste sempre quella piccola luce dove arrivi e ti fa sentire appunto di aver superato quel momento. Quindi il filo era un po' quello. E poi ho avuto la conferma anche che fosse giusto utilizzare proprio quello come titolo, anche in base a come sono andate le cose, da quando ho deciso, da quando è uscita la data e tutto il resto, per delle, diciamo, situazioni personali che sono accadute, che era il nome corretto. E quindi credo che possa essere un segnale, ecco, carino. Non è da vedere come una cosa di arroganza, di superiorità, che no, certo, infatti è proprio vederla come quell'attitudine, quella forza che ognuno ha dentro di sé di riuscire a superare quelle situazioni che crediamo in realtà, che crediamo in quei periodi non siano superabili. È vero, l'ho letta proprio in quel modo, sinceramente, quindi ti dà una forza in più, no? Un po' come appunto, l'idea come... esatto, proprio quella. Bella questa cosa, soprattutto per come l'hai descritta. Ma vogliamo dire che tu sei stato protagonista di un musical Aladdin dal 2013 al 2017 con Stefano Dorazzo? Cos'è che allora, hai provato sì. quando hai saputo di essere stato scelto per quel ruolo? Allora, è stata un'esperienza comunque non indifferente, perché comunque era la prima volta che mi ritrovavo nell'impersonare, nel fare un musical, perché non avevo mai fatto quel tipo di arte. Però volevo sperimentare, volevo cimentarmi con qualcosa di diverso, soprattutto che mi potesse aiutare. Perché ovviamente cantare, recitare, ballare mi ha aiutato ad avere comunque una maggiore presenza scenica, ad affrontare in maniera diretta il pubblico, a saper trovare anche magari delle, come posso dire, degli escamotage in momenti di momenti in cui succedevano magari determinate cose, quindi mi ha aiutato tanto da un punto di vista artistico. E quindi mi iscrissi, andai a fare il provino, mi presero per le doti canore, perché in quelle recitative ero un cane, però ho studiato, mi sono messo al lavoro e alla prima appunto abbiamo avuto l'onore di avere Stefano Dorazio in platea. E ovviamente è un ricordo bellissimo, perché ovviamente avere il regista di un musical alla propria prima, al proprio primo spettacolo nella propria città, e poi soprattutto una persona del calibro appunto di Stefano Dorazio di Pù, è stata una grande emozione. Beh, è stato anche un grande privilegio, direi. Assolutamente, assolutamente sì. Che persona, se hai avuto modo così magari di scambiare due parole, sì. Che persona è? Una persona molto semplice, semplice alla mano, ci ha mandato poi al termine del musical, quando è andato via, un video dove ci ringraziava nuovamente, ci faceva i complimenti. Dai. Prima di debuttare è venuto dietro le quinte con noi, una persona molto umana, alla mano, semplice, una bella persona, sembrava, cioè non aveva quell'aurea di Pippo, okay. Ecco, una persona comune. Io penso che sia ancora qua, infatti ho detto che persona è, sì, dovevo dire è stata, ma faccio ancora fatica, sai, ogni tanto a pensare che non c'è normale. Più. La fortuna, diciamo, in quell'ambito è che comunque lasciano la musica, lasciano le loro opere, quindi è realmente un continuare ad esserci, soltanto in una forma diversa. Assolutamente sì. Prima parlavi del dietro le quinte, ma che aria si respira quando c'è il momento di andare in scena? Allora, è meglio non stare vicino a me personalmente, perché soffro proprio di ansia, di mal di testa, mi sono rovinato un botto di concorsi, di cose, perché dall'ansia mi venivano mal di testa e quindi non mi godevo neanche poi il momento fino a se stesso. Dai. Ma è tutta quella fase
precedente al calcare il palco, perché poi una volta Infatti. calcato finisce tutto. E il problema però è la parte precedente, perché comunque uno spera sempre di non sbagliare, di fare il massimo, di non dimenticare le cose. Credendoci tanto in quello che faccio, cerco sempre comunque di essere, tra virgolette, perfetto, ovviamente nel limite di quelle che sono le mie possibilità. Anche Infatti, perché siete in tanti a calcare il palco, certo, quindi caspita. assolutamente. E soprattutto E dura. proprio sì, quello sì, In qualità di però tempo. prescindendo, come perdonami? Dico dura in qualità di tempo, cioè non sono i 3 minuti di una Sì, canzone. certo, assolutamente. Però poi una volta che sei arrivato su, parte, quindi non ci pensi più, te la giochi, ti diverti. Ed il problema è la parte precedente, Ah, che ok. sono intrattabile. Sei intrattabile, va bene. Quando ho fatto Aladdin, ad esempio, ho iniziato da 2 mesi prima a prendere delle gocce che mi diedero in erboristeria, sarei un po' più tranquillo, ma non funzionarono, cioè, Ah no? Eri no, no. talmente dentro nella parte che non. Niente, Niente. non facevano nulla. Vabbè. Però intanto 4 anni sei riuscita a Ah, farle, quindi vuol dire che qualcosa di buono è uscito, dai. certo, quello sì. Ma un'altra cosa invece, so che hai avuto la possibilità di esibirti a dei live con Bianca Zei, Anna Tatangelo. Com'è avvenuto l'incontro con loro? È avvenuto perché loro erano praticamente in tour qui in Puglia, stavano facendo due dei loro concerti ed entrambe in due duetti, lei Anna Tatangelo, quello con Gigi D'Alessio, Un nuovo bacio, e Bianca Zei con i Modà, La gelosia, cercavano un partner per duettare. Ah, Ovviamente ok. non me lo sono fatto dire 2 volte, io poi seguo sempre tutti i concerti, vado, quando ho la possibilità vado sempre ovunque e quindi mi sono trovato al posto giusto, nel momento giusto, con la risposta giusta Wow. e quindi poi mi sono ritrovato sul palco a duettare con loro, ovviamente, cioè, sono le cose che ti restano poi impresse per tutta la vita. Immagino. Che emozione è Sì. stata? Bellissima, Sì, eh? bellissima perché bellissima è differente, perché ad esempio con Anna Tatangelo uno magari da fuori guardandola ha quell'impressione dell'essere diva, dell'essere intoccabile, invece è stato tutt'altro, anzi mi ha portato tra virgolette con sé, io ho sempre cercato di mantenere un passo indietro perché l'artista erano loro, quindi invece no, c'era un da parte di entrambe, un Sì. mettermi allo stesso loro piano, un coinvolgermi, c'è stato proprio un duetto vero e proprio, cioè c'era un'unione, non era quella cosa del cantare, sì, ok, stop. Infatti anche con Bianca Zei è stata molto ho percepito tanto questa empatia e si percepisce anche dal video, ad esempio, che abbiamo qui su YouTube. Che si Ok. vede proprio questa simbiosi, questa sintonia che si era creata, che sono quelle cose che dovrebbero esserci quando si fa un duetto, ecco. Perché non è soltanto un'unione di voci, ci deve essere proprio quella cosa in più. E secondo me c'è stata, e sono quindi due ricordi che veramente porto nel cuore perché sono state emozioni bellissime. Poi, ovviamente nei loro tour, con i loro musicisti, davanti a un pubblico non indifferente di piazze comunque grandi, E ci credo. è stato bello, molto molto bello. No, soprattutto è bello sentire che, insomma, sono due persone che al di là del contesto siano riuscite in qualche modo a darti spazio, no? O comunque Assolutamente sì, a cercare assolutamente. di non sovrastare per quello che sono già loro, no? Esatto, no, no, Bella anzi, questa cosa. ripeto, io ho cercato comunque di mantenere un passo indietro, ma da parte loro c'è stato proprio un voler mettere le cose allo stesso piano, quindi sì, è stato bello, è la parola più corretta. da come ne parli, che ci sono ancora emozioni che stai così in qualche modo rivivendo. Senti,
Senti Damiano, prima di concludere questa bella chiacchierata, c'è qualcosa che vorresti dire a qualcuno? Non so, un grazie. C'è per caso una persona in particolare a cui vuoi rivolgere una parola? C'è del mio padre, Dai. oddio, cioè nel senso è la figura di mio padre che non c'è più da Ah, poco, scusami. e no, figurati, anzi non devi scusarti, e a lui, perché a lui devo dire grazie, è a lui che ho dedicato questo album, perché io se ho iniziato comunque a cantare è stato grazie a lui. Lui mi ha corrotto dandomi delle uova di Pasqua da piccolo, Dai. ed è sempre stato il mio fan numero uno, mi ha sempre seguito in tutto, cioè, ha sempre creduto, ogni concerto che ho fatto era lì con il telefono che mi riprendeva, quindi se devo dire grazie lo devo dire a lui, prescindendo da adesso dove sia, ecco, ma tanto lo so che lo sa, quindi, e so che lo percepirà, quindi l'importante è questo. No, immagino, però bella questa cosa, che di solito si ringrazia, non so, il produttore piuttosto che, cioè, diciamo, gli addetti ai lavori e coinvolgendo, anche perché voi siete veramente vicini a tante persone, no? E quindi questo grazie che sentito che tu hai fatto al tuo papà, davvero mi ha dato modo di pensare, bello. Eh no, è meritato, quindi Vero. meritato, dovuto, e quello che posso fare, purtroppo altro non posso, quindi. E noi invece ringraziamo te per esserti concesso a questa bellissima intervista che davvero ci hai È raccontato stato. talmente tante cose. Spero di non essere stato logorroico, No, ecco. assolutamente, anche perché abbiamo parlato davvero di tanti argomenti, quindi sono contenta anche perché, insomma, se non lasciamo parlare voi, cosa dobbiamo fare? Non è che quattro domande messe in croce possono rendere un'intervista l'intervista, no? Quindi io sono contenta quando riesco a fare questa cosa nel lasciarvi spazio, perché è ciò che sappiamo fare meglio. Come radio, dare Io ti spazio. ringrazio perché comunque, ripeto, è stato veramente un piacere, un onore essere vostro ospite. Ringrazio te perché comunque mi hai messo a mio agio, è stato piacevole, mi sono piaciute le domande, quindi sono molto contento. Ecco, quindi ti ringrazio e ringrazio tutta la redazione. Grazie di cuore e io spero di risentirti presto. Intanto noi ci lasciamo con il tuo brano Vite Parallele, ok? Grazie mille. Ciao, Grazie, ciao grazie. Damiano. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Io invece vi do appuntamento alla prossima volta con un'altra intervista, sempre qui su Radio TV Production Web Channel. Mi raccomando, non mancate. Un saluto a tutti voi dalla vostra Ross. Seguono le stagioni su di noi, ho bisogno di te come tu di me. Accarezzami sfiorandomi, fino a toccarmi l'anima. Ripenso a quei momenti, ricordo il tuo odore sulla pelle. Forgiato nella pelle, forgiato nella pelle. Vivo momenti che sanno di noi, di me, dalle gambe tue. Ripenso alle tue mani che mi cercano e si aggrappano alle mie, nell'impeto di una notte che vola.
brividi e lenzuola, tra brividi e lenzuola. Torna qui da me, tornerai, non puoi farne a meno, lo sai. Legate da un filo in pe- Torni qui, rabbiosa ed accecante, celata nel silenzio di questo istante. Web Channel, la radio che guarda verso il futuro.